Io ritengo che un imprenditore, un'impresa che scelga di fare un percorso di questo tipo è indubitabilmente un'impresa, un imprenditore illuminato. L'azienda è fatta esclusivamente da persone, sono le persone che la mandano Sì. Certo, avanti, quindi è la loro unicità che deve brillare. oltre che far passare quei concetti fondamentali, ha rispolverato, diciamo, tutte quelle cose che forse momentaneamente avevamo accantonato e messo in un cassetto. Gli ho detto: Alberto, tu ci hai tolto un po' di polvere. E lui, noi abbiamo riscoperto anche un equilibrio più tra un equilibrio in più proprio tra noi colleghi, un modo di comportamento che avevamo magari un po' no, sottovalutato, però abbiamo scoperto che siamo anche dei buoni amici, che sappiamo collaborare insieme, che riconosciamo ognuno le nostre professionalità e di conseguenza è un piacere venire qui la mattina e iniziare un percorso lavorativo comune. La caratteristica di questa azienda è che abbiamo cercato fin dall'inizio di farla diventare una grande famiglia e quindi è il prolungamento della propria famiglia all'interno del mondo del lavoro, al di là di alcune presenze di miei familiari attivi qui dentro. Ma la nostra filosofia è quella di volerci sentire molto vicini uno all'altro, in una forma amichevole, in una forma confidenziale, di stima e di rispetto. Certo, trasportare all'interno di un team di lavoro questi concetti non è che avviene dall'oggi al domani. Ci sono tante caratteristiche di chi le espone e deve essere il più credibile possibile, deve essere il primo esempio possibilmente, deve essere colui che, come al solito, è l'uomo guida, è la persona guida. Poi dipende appunto dal progetto stesso e dalla scelta dei collaboratori. È inutile dire, ma chi crede nel progetto di lavoro, di convivenza, di sviluppo, di integrazione, ma soprattutto di diffusione del proprio metodo lavorativo, del proprio credo lavorativo, beh, qui poi i risultati sono eccellenti, i risultati sono più semplici da ottenere. A noi questo aiuta tanto. La nostra disponibilità nel confrontarci, quindi nel voler seguire le manifestazioni tipo fieristiche, tipo tanti seminari che sia noi che altri preparano e noi partecipiamo. Tutto questo fa sì che la crescita sia costante, continua e concreta. Cresciamo noi, crescerà anche il mondo esterno. Cresce il mondo esterno ed è uno stimolo per noi per crescere. Quindi il tutto è collegato, siamo degli anelli, è una rete e l'augurio è che possiamo essere uno da supporto all'altro, senza vedere per forza il bicchiere mezzo vuoto. Guardiamolo mezzo pieno e cerchiamo di finire di riempirlo, sto benedetto bicchiere. Alberto Silvestri, ma le parole chiave di questa formazione, quali sono state, se ce n'è qualcuna che possiamo così proprio sintetizzare in maniera molto veloce? Ce ne sono state tante. Tra l'altro, come dire, la mia estrazione umanistica mi porta continuamente ad essere molto attento, insomma, alle parole che utilizziamo, anche perché le parole hanno un effetto anche neurologico, sia in noi che negli altri, quindi sortiscono un effetto, diventano materia dentro di noi e quindi l'attenzione alle parole in questo percorso, che ho cercato anche di trasferire a loro, è stata molto importante. È stata molto importante. Per esempio, oggi abbiamo parlato di assertività. L'assertività è una modalità comunicativa che diventa poi anche un comportamento e si pone a metà tra i comportamenti con la comunicazione passiva e quella aggressiva. Quindi prima parlavamo di equilibrio, l'equilibrio sta proprio in questo, nel cercare di scoprire nuove modalità comunicative che ci possano permettere di confrontarci con chiunque ed avere sempre una parola giusta, un atteggiamento giusto nei confronti di qualsiasi interlocutore.
senza essere né passivi e senza essere troppo aggressivi. Tu hai anche un'esperienza approfondita con la psicologia dello sport. Quanta analogia c'è fra un gruppo di lavoro e una squadra sportiva? Sono due contesti assimilabili? Molto assimilabili. Io ho un grande privilegio, che è quello di lavorare sia all'interno dell'azienda che delle società sportive, quindi delle squadre. E devo dire che molte dinamiche sono trasferibili dall'una e dall'altra parte. Sono entrambi dei team, entrambi hanno un direttore d'orchestra, da una parte c'è il tecnico e dall'altra parte c'è l'imprenditore. E poi ci sono i cosiddetti musicanti, che sono coloro che scendono in campo sostanzialmente, da una parte gli atleti e dall'altra ci sono i dipendenti. Come dicevamo prima, soprattutto in contesti organizzativi, bisogna ricordarsi che si passa da un terzo alla metà della nostra vita nei contesti lavorativi, cioè da un terzo alla metà è tantissimo tempo. Sì. Se consideriamo che un'altra buona parte la passiamo a dormire, rimane davvero poco tempo, no? Per effettivamente occuparci di noi stessi, della nostra crescita personale. Quindi io ritengo che questi momenti, perché dico che coloro che accettano questa modalità formativa sono illuminati, perché in questo momento stanno facendo un regalo ai loro atleti o ai loro dipendenti, cioè li vogliono rendere più consapevoli, li vogliono rendere più produttivi attraverso semplicemente una maggiore consapevolezza di come funziona la mente umana. Iniziamo dalle cose che funzionano, potenziamole, rendiamole ancora più forti, ottimizziamole. E poi andiamo a lavorare anche tutto ciò che c'è da migliorare, tutte le aree di miglioramento, giusto Sebastiano? Certo, togliamo i sei ma. Esatto, togliendo i sei ma.